Allora, siamo arrivati a Chennai, il quale mi sono dimenticato di farci il filmino. Di lì si va su alla Roisette, quella è il Grand Tourmalin, con stupendo Cervino, una giornata che non c'è un filo di vento, fa freddo ma si sta da Dio, il sole si suda, wacca boia come si suda, wacca con la U di Bologna. Adesso dobbiamo andare là, che ci sono delle indicazioni che ci mandano in un paese che non ricordo più ma cosa chiama. Va bene, senti l'elicottero persino. Allora, ma che spettacolo. Stiamo andando a Chamois, Maria Vergine, al sentiero qua alla bufera, non si capisce più niente. Abbiamo passato un pezzettino con una pendenza folle, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso siamo su sta balconata qua, che è uno spettacolo, veramente. Mamma mia, siamo all'ombra, fa leggermente freddo, ma comunque, grande spettacolo. Adesso il sentiero l'abbiamo ritrovato, è in quel posto lì, adesso Wandantera. Qua, bella montagnola. Oscar e... E voilà. Eccola sotto, una vista spettacolare di Val Tournai, col Cervino là in fondo, là dietro a quel picco lì c'è la Roisette. Mamma mia che giornata spettacolare, fa un freddo del boia ma siamo all'ombra. Se appena si arriva di là che siamo al sole va meglio, sicuro. C'è un salto qua che è la fine del mondo. Uno spettacolo. È bello, bello, eh? bello. Bellissimo. Una cosa fenomenale. Il paese là sotto poi, parlumi. Sì, arrivo. Stiamo faticosamente arrivando. Andando verso la cima del Nanga Parbat, da lì attaccheremo il K2, magari anche il K3 e se abbiamo tempo il K4. Allora, ho dimenticato di dirvi, cari amici, nemici e semplici conoscenti, che io oggi ho l'influenza e abbiamo trasmesso come trasformare una comune bronchite in broncopolmonite doppia, per cui dai Oscar vai, se no la montagna non viene da Maometto, eh. Ah, che spettacolo in questo posto, mamma mia, guarda che roba. Certo che stare a casa a giocare le carte è meglio, eh? Non so, ma arrivé in quel culo della montagna, mozzenta ve, oh, sorge il sole! Io abbiamo perfetto, eh? È la quota questa. Noi leggimo bene, adesso ve lo faccio vedere anche a voi, no? Ma adesso secondo voi io scendo di 300 metri, ma non ci penso proprio, non ci penso proprio. Adesso ci facciamo un bel giro, sì, vi faccio vedere dove andiamo. Noi andiamo per di là, sentite che il monta su, che si chiama Col du Vatte la Pie, lì. Col la Fatiga. Andiamo su, quanto sia mesdì. Cioè, tra 5 minuti. Nus mangiom. Tiarara. E no, pensare che non abbiamo ancora bevuto niente, solo un po' di tè. Dai, su. Meno male che in montagna non c'è la neuro. Siamo Beppi. Beppi. Abbiamo fatto un pezzettino di sentiero, adesso il sentiero prosegue, ma sulla pista da sci. Non andiamo a spaccare. Non andiamo a spaccare i marroni alla gente che scia. È un bel divertimento anche andare a sciare. Banzai!
e comunque è un posto straordinario, ne valeva la pena, fa caldo, caldo, ma proprio caldo, sole brucia. Adesso mi giro a vedere se mi ammazzo, ma sti ragazzi, una roba incredibile, sono incredibili. Lo sci interno di notte devi metterlo così, altrimenti vai a spazzanere. Vabbè, io ho un costo di quarto. Le braccia però, è sempre piegato in avanti. No, no, delle gambe o delle pigli? Delle pigli questa qua. Adesso vediamo qua che l'Oscar sta preparando il tavolo. Vai, buttata, basta! Butta, basta! Vieni qua, vieni. Butta, basta! Ha già buttata la pasta. Ora tiro fuori un peperone, una melanzana e mettiamolo in due un tuo succo. Certo che come repertorio deficientate ne abbiamo, quante ne abbiamo. Sa, io non so voi, ma io adesso mi mangio un panino, ne? Ciao ragazzi!